Ci abbiamo messo un anno e mezzo diciamo, a capire come lanciare i nostri giochi su Facebook. E il modello che poi vinse era quello dove abbiamo preso uno dei giochi che ha più avuto successo sul web e abbiamo sviluppato tanti livelli di quel gioco, creando un passaggio dove tu potevi giocare con i tuoi amici. È stato premiato come alunno dell'anno dell'Università LUISS di Roma Riccardo Zacconi, l'inventore del celebre gioco per smartphone Candy Crush. Il gioco delle caramelle più famoso al mondo, un impero da quasi 6 miliardi di dollari. Per costruirlo e poi venderlo ci sono voluti anni di lavoro e sacrifici. Sono nato a Roma. Ho studiato economia alla LUISS e poi, tanti anni fa, nel 91, ho avuto un'offerta di andare a lavorare all'estero e sono andato in Germania. E sono rimasto in Germania circa 10 anni, di cui 8 anni in consulenza e poi 2 anni dove ho messo su questa società start-up svedese. Che era un portale internet, diciamo, simile a Yahoo praticamente, con tanti canali diversi. E ho avuto un'offerta da parte di una società di venture capital, di capitale di rischio americana, di venire a Londra diciamo, per un lavoro che a suo tempo mi sembrava strano e non verosimile, che si chiama Entrepreneur in Residence, che significa imprenditore in residenza. Che cosa consisteva? Praticamente ricevevo un salario, ricevevo un posto dove poter lavorare in ufficio presso loro e l'unico scopo di questo lavoro era di inventarsi un'idea nuova, trovare un'idea nuova con la quale poi lanciare una società. Avevo ricevuto un pacchetto di azioni. Parte di questo pacchetto era, diciamo, si è poi trasformata in soldi, per cui finalmente feci un po' di soldi. E con quei soldi cominciammo la società, cominciammo King. Quando ho cominciato io, Londra era principalmente la città dei banchieri, o almeno diciamo il centro di Londra. Ed era un posto molto caro dove cominciare uno start-up. E io non avevo molti soldi perché ho fatto dei soldi vendendo quelle azioni. Tutti quei soldi li ho messi nel prodotto per cominciare King, per finanziare fondamentalmente il primo ufficio, per dare un salario ai miei cofondatori che stavano in Svezia. E quindi per poter sopravvivere a Londra, detti via tutto. Avevo prima un appartamento in affitto, detti via l'appartamento. Il mio carissimo amico, che si chiamava Alessandro, mi ha offerto di venire a casa sua come ospite, di stare a casa sua. Non penso che si immaginasse, quando mi ha fatto questa offerta, che sarei rimasto a casa sua 2 anni e mezzo. In Italia si dice che l'ospite è come il pesce, quindi dopo 2 anni e mezzo immagina quanto. Abbiamo cominciato a febbraio del 2003. A dicembre i miei soldi erano praticamente finiti e noi eravamo già in dialogo con diversi potenziali investitori per investire nella società, ma il 2003 è stato un anno pesantissimo dal punto di vista investimenti. Il settore digitale era completamente imploso, non, era quasi impossibile trovare soldi. Il giorno prima di Natale praticamente dovevamo chiudere quel giorno perché avevamo giusto sufficienti soldi per pagare i creditori e quindi per non andare in bancarotta dovevo praticamente chiudere la società. E solamente un'ora, io stavo a Londra, dovevo prendere un aeroplano per tornare a casa e un'ora prima di dover andare all'aeroporto finalmente arriva il fax a suo tempo si usava ancora il fax con la firma diciamo, di questo investitore. Il problema è che la macchina del fax si è rovinata, cioè si è rotta, quindi nel mezzo del fax la parte più importante con la firma non passò. E quindi abbiamo avuto questi momenti, diciamo, di suspense
Poi per fortuna eravamo all'interno di un ufficio in cui un'altra società accanto aveva un fax, siamo andati nella società accanto e ci siamo fatti mandare il fax lì, per fortuna. Ci abbiamo messo un anno e mezzo a capire come lanciare i nostri giochi su Facebook. Il modello che poi vinse era quello dove abbiamo preso uno dei giochi che ha più avuto successo sul web e abbiamo sviluppato tanti livelli di quel gioco creando un passaggio dove tu potevi giocare con i tuoi amici. Non c'era ancora un modello di business dietro, non faceva soldi, però questo gioco improvvisamente incominciò ad avere tanti giocatori che restavano a giocare il gioco. Lì abbiamo imparato a monetarizzare, abbiamo lanciato un modello molto semplice. Il modello fondamentalmente era che tu hai questo cammino con tanti livelli e lo scopo di praticamente andare avanti in questo cammino. E per passare questo cammino devi ogni volta, per passare il livello, devi raggiungere un punteggio minimo. Se tu non raggiungi un punteggio minimo perdi una vita. Tu hai 5 vite. Se tu perdi le 5 vite, devi rifornirti di vite e lo puoi fare o aspettando 20 minuti o invitando degli amici a giocare oppure pagando 99 cents. Noi abbiamo lanciato Candy Crush nel novembre 2012 sul telefonino. Un mese prima abbiamo fatto un incontro con i nostri dirigenti, con i nostri investitori, in cui abbiamo fatto il piano, il budget per l'anno dopo e un mese dopo il lancio abbiamo già raggiunto tutti quanti i nostri traguardi. Siamo cresciuti fino a circa 500 milioni di giocatori al mese. Non mi dimenticherò mai uno dei momenti che mi è rimasto più impresso in questa esperienza è stato quando sono andato a Hong Kong. Ero lì in vacanza, stavo in un prato, improvvisamente una persona locale di Hong Kong mi avvicina in inglese e mi chiede se io ho delle vite per Candy Crush. Se io gli posso dare delle vite, sai che il modello praticamente dove puoi invitare delle persone. Lui voleva che io praticamente, mi voleva invitare in modo che io gli potessi dare delle vite. E tutti quanti a Hong Kong giocavano a Candy Crush nella metropolitana, dappertutto. Quindi è stata una di quelle cose, esperienze che uno non dimentica. You amaze me, cause I'm so fresh. I'm so fresh, nothing that you see me. Nel 2014 abbiamo portato la società in borsa in America, la New York Stock Exchange, l'abbiamo quotata in borsa e poi, questo nel marzo 2014, e poi nel primo trimestre del 2016 l'abbiamo venduta all'americana Activision Blizzard. Oltre a King, adesso ho più tempo per sviluppare anche altre cose, abbiamo messo su insieme ai miei cofondatori di King una società che investe in startup digitali focalizzate su startup che fanno prodotti per il cellulare, quindi dove noi possiamo utilizzare le nostre conoscenze e la nostra esperienza per aiutarli. Sono solamente soldi nostri, non è un fondo, quindi sono soldi solamente nostri e l'idea lì è di cercare di aiutare altri imprenditori che sono in gamba, che hanno delle idee veramente nuove a livello internazionale, a crescere. Quando ho cominciato io l'università, a suo tempo era importante aver fatto l'università e parlare l'inglese. E questo è importante perché tutti quanti a suo tempo facevano l'università, la maggior parte delle persone facevano l'università e sapevano l'inglese più o meno. Quindi a suo tempo era importante per poter trovare un lavoro fare queste due cose. Oggi non è più sufficiente. Oggi se fai l'università e parli in inglese è ancora probabile che tu non abbia un lavoro domani. Oggi è fondamentale che tu, oltre a queste due cose qui, tu sappia anche programmare. Perché così tu sei più indipendente. Se hai un'idea e sai programmare, puoi già sviluppare tu il prodotto. Poi piano piano impari. Quindi quello che io raccomando a tutti quanti gli studenti, non solo a 18 anni, ma molto prima di 18 anni,
a 14, a 13 anni, imparate a programmare e cercate di mettere su dei team, delle, diciamo, fatevi degli amici, con gli amici create delle, diciamo, dei gruppi in cui vi divertite a programmare delle cose, a vedere come diciamo, cosa si può fare. Fate delle cose, non abbiate paura di sbagliare, questa è la cosa importante. Mai avere paura di sbagliare, perché l'unico modo per imparare è capire quello che non va.